Vabbè. Sarà così? Purché vada bene a te. Ho paura, Francesca. Vai. Il pinguino! Ciao ragazzi! Allora, stiamo per fare una cosa straordinaria, una cosa che non si è mai fatta sul mio canale, e cioè un video dell'estate! Da da da, video dell'estate! Scusate per la mia voce. Andiamo in un posto bellissimo, cioè andiamo in piscina! La faccia vostra che invece siete a casa a guardare questo video. Quindi, cosa faremo? Faremo un sacco di tuffi bellissimi, alcuni suggeriti proprio da voi, tramite la mia pagina Instagram. Magari ci andiamo solo se apro la macchina. E risponderemo anche a qualche vostra domanda, sempre tramite la foto che ho pubblicato su Instagram. Quindi, andiamo! Mi muore dal caldo qua dentro. Andiamo verso la nostra destinazione. Qua, di là. Ed è di là. È vero. Stiamo andando in gelateria. Ormai ce l'ho programmata qui nel cervello. Rispettiamo tutti gli stop perché siamo dei bravi guidatori. Ed è per questo che facciamo vlog mentre guidiamo, come tutti i bravi youtuber che rispettano il codice della strada. Questi tuffi saranno veramente meravigliosi, proprio perché li avete suggeriti voi. Non vedo l'ora di vedere i nomi strani, perché come esempio ho dato tipo: fai un tuffo all'ombrico. Spero che nessuno me lo dica di fare un tuffo all'ombrico, perché sinceramente non so proprio cosa inventarmi. E Francesca, a che velocità dobbiamo andare? Noi siamo su una strada statale, di conseguenza il limite sulle strade statali è 250 km orari, no? 250 km orari. E allora andiamo. Che poi in realtà non sto andando veloce, è questa macchina che è così lenta che anche se vado tipo a 40 km orari, mamma mia, sembra, capito, che dentro ci siano 900 cavalli. Tokyo Drift. Mi sta già venendo il mal d'auto. Era uno stop quello? Non era uno stop, era un dare precedenza. Ah, vedi, dare precedenza significa? Che non devi fermarti. Allora, devi solo usare cautela. L'ho usata tutta, ora non ce l'ho più. Non ce l'ho più! Io, ma proprio guarda che fischi che fa la nostra macchina! Dobbiamo fargli vedere questi freni, se no ci schiantiamo. Che ogni volta che premo il pedale del freno, la macchina canta. Sentite? Fischietta. Fa proprio. Fa caldissimo, ragazzi. Ed è per questo che siamo arrivati in piscina. Ci prepariamo a fare l'entrata in scena più bella di tutte, quindi chi è che mi tiene gli occhiali? Io! Vai! E ora, ragazzi! Ho cercato di camminare sull'acqua, ma ci sono riuscito! Per ora! Per ora! Puoi fare quindi questi... No! No, no. Quindi ora andiamo a fare i tuffi che mi avete suggerito voi su Instagram, che sono già dei tuffi, vabbè. Tanto leggo io, vai. Allora, il primo è tuffo a cane magico. Cane magico? Vai. Era veramente brutto, se posso essere sincera. Lo voglio rifare. Benissimo, sempre meglio, Riccardo, migliori di tuffo in tuffo. Questo era bello, eh. Allora vai, tuffo a morto. Vai, sparami. No! Perché l'hai fatto? No! No! Questo mi è piaciuto. Tuffo a palla camion. Palla camion? Vai. Velocissimo! No! Tuffo a foca ubriaca. Fa oh oh. Quindi ho appena bevuto. Vai. Tuffo di culo urlando il tuo imperatore è tornato. Però io sono l'imperatore, quindi. Sì. Signori, il tuo imperatore è tornato. Questo non era. Guardi la schiena. Cavolo. È stato orribile. Chi è che ha suggerito questo commento? Chi? Fammi vedere. Deve soffrire quanto ho sofferto. Ah, no, eccolo, io. Eccolo, Mattia Bex. Poi ti banno. Bene, vai. Allora, facciamo l'ultimo. L'ultimo. Allora, l'ultimo è il tuffo a riccio e lo interpreti un po' a piacimento. Vai, tuffo a riccio. Tuffo a riccio, ma in questo caso il tuffo a Richard. Yeah.
muoviamoci in un luogo più appartato per andare nella seconda fase del nostro video in cui parliamo di disegni e fumetti, soprattutto in occasione del fatto che me ne hanno regalato uno! E già, ringrazio tantissimo Panini per avermi regalato il secondo numero di Champion, che è un fumetto davvero molto molto bello. Mi ha sorpreso molto perché io non è che sono un vero esperto di Marvel, diciamo, non ho avuto modo di leggere tanti fumetti Marvel, però sfogliando e leggendo questo volume sono rimasto molto molto sorpreso, soprattutto anche dai disegni di Umberto Ramos, che mi piacciono davvero moltissimo. Hanno uno stile davvero dinamico, delle prospettive bellissime, quindi le scene sono sempre così con quella prospettiva tutta aberrata, e soprattutto una scelta del colore che è meravigliosa, come per esempio il colore degli sfondi che va a riflettersi sulle figure dei personaggi. Quindi è un fumetto che sicuramente consiglierei a tutti voi, soprattutto anche per il prezzo molto abbordabile di 2,90 euro, e nel caso se qualcuno di voi ha per esempio un Kindle e volesse acquistarlo, vi lascio qui sotto in descrizione il link di Amazon dove potete prendere la versione digitale a soli 80 centesimi, cioè non è neanche pagare, e quindi per un prezzo simile io vi consiglierei di prenderlo sicuramente. Detto questo però, andiamo a leggere subito le vostre domande su Instagram. Quando non hai idee per disegnare, cosa fai? Cosa ti ha incoraggiato a continuare a disegnare? Beh, di solito quando non ho idee o cerco spunti, riferimenti visivi, quindi vado alla ricerca di immagini che possano ispirarmi, concetti che possano appunto ispirare le mie idee, o se sono in uno di quei momenti in cui qualsiasi cosa cerco di disegnare mi viene fuori uno schifo e quindi mi deprimo, cerco di rilassarmi o mi prendo un piccolo periodo di pausa in cui appunto non penso al disegno, non penso a quanto sto facendo schifo in questo periodo, o soprattutto una cosa che mi aiuta tantissimo è ascoltare la musica. La musica mi rilassa, mi fa ritornare davvero la gioia di vivere, diciamo, e quindi mi aiuta sempre tantissimo. Scusate, ho il naso tappato. E quindi mi aiuta sempre tantissimo in queste situazioni. Hai mai letto Asterix o Topolino? Ti piacciono? Oppure hai sempre letto solo manga giapponesi? Allora, io ho avuto anche modo di sfogliare fumetti come appunto Asterix e Topolino, ma più grazie a mio padre, che anche lui è un collezionista di fumetti, però appunto per me sarebbero fumetti antichi quelli che colleziona lui, quindi ho avuto modo di sfogliare e leggere un po' Asterix, Flash Gordon, oppure Nembo Kid, tutti questi fumetti qui, Tex. Quindi se ho avuto modo di tenerli tra le mani e leggere, è sicuramente grazie a mio padre. Leggiamo un'ultimissima domanda. Qual è il tuo personaggio Marvel preferito? Allora, vediamo. Uno dei miei personaggi preferiti sicuramente è Doctor Strange, ma sarà perché grazie al film, cioè, mi hanno fatto amare, cioè quell'attore che mi fa amare qualsiasi personaggio interpreta. Però di recente, grazie appunto a Champions, ho rivalutato moltissimo Hulk, o comunque la reinterpretazione di Hulk, perché a me l'Hulk dei film, per esempio, che stanno uscendo adesso, non mi piace. Cioè, è soltanto un conglomerato di rabbia che è pronto a esplodere e distruggere tutto, no. Invece la rivisitazione di Hulk qui all'interno del fumetto di Champions mi piace moltissimo. Perché? Perché è un Hulk che ragiona, ci si può parlare, ci si può discutere, ed è anche un fighetto, cioè nel senso, il suo modo di atteggiarsi un po' anche da bullo in alcune situazioni, rimorchia anche, quindi è davvero un figo l'Hulk di questo fumetto. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, quindi nel caso mettete un mi piace, facendomi sapere anche qual è il tuffo più bello che vi è piaciuto all'interno di questo video. Inoltre vi do un ultimissimo quadro generale delle ultime novità. Sapete benissimo che in questo periodo sto avendo un po' di problemi con YouTube, infatti attualmente il mio canale non è neanche monetizzato, quindi vabbè, sta andando così. Ed è anche il motivo per cui ora come ora non sto pubblicando moltissimi video. In realtà ne ho tipo 3 o 4 già fatti, caricati, che sono proprio in attesa di essere pubblicati, però ora come ora sto cercando prima di risolvere questi problemi, quindi spero di risolverli il prima possibile. Cercherò anche di farvi sapere lo stato, gli aggiornamenti riguardo a questo aspetto del mio canale attraverso sicuramente i miei canali social, quindi fate il tempo per me, mi raccomando. Tra poco si avvicinano le vacanze, quindi comunque nel prossimo mese caricherò molti meno video, anche perché spero di andare in vacanza anch'io, e nel caso non dovessimo vederci qui sul mio canale, sappiate comunque che ci terremo in contatto attraverso Instagram, Twitter e gli altri miei social.